termina 3-1 la gara di Serie A2 di calcio 5 tra Cuschieti e Foggia. La formazione cussina, già salva da una settimana matematicamente, si congeda davanti al proprio pubblico come meglio non avrebbe potuto. Questi gli highlights. Al sesto capitan Cornacchia va vicinissimo al vantaggio, bravo De Melo nel respingere. Poco dopo Cesaroni si fa pericolosissimo, ancora attento l'estremo ospite al minuto 9 Palusci, tenta il diagonale, blocca con la manona De Melo. Un primo più tardi della matrice sfodera un delizioso tocco sotto, sfera che sibila fuori di un niente. All'undicesimo si fa vedere il Foggia in maniera piuttosto convinta, ma la compagine del presidente allenatore Di Marco riesce a sventare sulla linea. Il Cus rischia grosso al sedicesimo quando Manzatti conclude da posizione ravvicinata a botta sicura e super Mazzocchetti, prodezza del numero 1 teatino, si resta sullo 0-0. Ad un primo dal termine Tiago Goldoni resiste stoicamente alle pressioni ospiti, elude il suo diretto marcatore, scaglia in porta con gran violenza, tiro però troppo centrale, resta in piedi De Melo e respinge col corpo, la beffa allo scadere. L'accetti approfitta della situazione, si porta occhi negli occhi con Mazzocchetti e lo fulmina 0-1. Riprese in avvio e subito pareggio, assist di Da Silva, zampata di Di Muzio, gol numero 401 in carriera per il 9 cussino, 1-1. Poco dopo Vavà conclude ma non va, fa buona guardia Mazzocchetti. Al settimo Da Silva intercetta, si appropria del pallone, scaglia angolando col piede, De Melo gli dice di no. La topica al minuto 8, De Melo si addormenta, tarda il rinvio, va in pressing, Da Silva gli soffia il pallone ed insacca, vantaggio chietino 2-1. Al tredicesimo Cantieri fa tremare la traversa di Mazzocchetti, se la cava il Cus. Al sedicesimo Di Muzio si esibisce in una splendida giocata, risposta prodigiosa a quella di De Melo che devia in corner. Al 3 dal termine arriva il 3-1 nero-verde sull'asse di Muzio Palusci, quest'ultimo. A tu per tu con De Melo non può davvero sbagliare. Ad un soffio dal suono di sirena, Vavà ci prova dalla distanza, grande parata di Mazzocchetti, ma termina 3-1. 401, 402, insomma, hai fatto tantissimi gol in carriera, oggi questa bella vittoria, questo 3-1 contro il Foggia che seppur non avesse un'incidenza, ricordiamolo, vi siete già salvati matematicamente la settimana scorsa, però credo che sia il modo migliore per concludere questa stagione che vi ha consentito di rimanere ancora in Serie A2 anche per l'anno prossimo. Certo, guarda, sembrerà strano ma ci tenevamo in maniera particolare a questa partita. Io durante tutta la settimana ho cercato di caricare i miei compagni perché secondo me terminare con una vittoria era importantissimo, un buon viatico per l'anno prossimo e la degna conclusione di una stagione che era partita male ma che però siamo stati bravi, veramente bravi. Avete fatto gruppo? Abbiamo fatto gruppo, abbiamo recuperato una stagione, era molto difficile perché a dicembre avevamo credo un punto. Sfido chiunque. Era molto preoccupante allora. Sfido chiunque a continuare a lavorare con la grinta, l'impegno che ci abbiamo messo noi. Veramente voglio dire bravi con questa occasione a tutti i miei compagni. Poi voglio, diciamo anche una cosa, perché sono arrivati tantissimi giocatori in realtà dei ritorni e credo che questa possa essere una politica anche per la prossima stagione, cioè il fatto di andare a far coesistere calciatori giovani che diciamo sono emergenti con calciatori più esperti comunque. Sì, sono d'accordo, ci abbiamo messo un po' di tempo ma alla fine abbiamo trovato il mix giusto tra ragazzi giovani e persone più esperte come sottoscritto, che secondo me si sono messi a disposizione del gruppo, del mister. Non era facile perché abbiamo un mister che è piuttosto esigente, penso che lo conosciate. Mario Di Marco, che però sarà contentissimo perché quest'anno i risultati gli hanno dato ragione e come. Sì, penso proprio di sì, ce l'ha detto anche nello spogliatoio a fine primo tempo, nonostante stessimo perdendo. È contento di noi e sono contento anch'io. Riguardo ai gol, consentimi una battuta. Sì. Questa settimana non so perché ho deciso di contarli. Ecco, e hai fatto bene perché no, ovviamente sono tantissimi, eh. Non vorrei che li ho contati perché sto per smettere. No, non lo so, a parte gli scherzi. No, sono proprio tanti, non so come tu abbia fatto a contarli tutti perché non era facile neppure quello. Guarda, per un attaccante, per me in particolare, ogni gol ha un'importanza fondamentale, proprio da partire da quello decisivo per arrivare a quello che segno magari sul 10-2. Quindi se non li ricordo tutti, però diciamo che ci vado molto vicino. Mario Di Marco, la soddisfazione grande, immensa credo per questa stagione che ovviamente vi ha portato ad una salvezza anticipata ottenuta la settimana scorsa, però oggi il congedo con questo 3-1 contro il Foggia, segno che il lavoro ha dato i suoi frutti.
Mi auguro proprio di sì. A questo punto lo possiamo dire, Mario. La partita ha detto anche questo, quindi contentissimi, oggi contentissimi, a parte per il campionato finito, ma anche per la partita di oggi. Ecco, squadra che ha anche una certa maturità, credo che per la prossima stagione si possa proseguire su questa falsariga, ossia il connubio, l'abbiamo detto anche con Fabiano Di Muzio, di giocatori giovani con giocatori più esperti, che insomma ha portato tanto al CUS in questa stagione. Assolutamente sì, speriamo che sia il punto di partenza. L'entusiasmo è quello giusto, adesso sono anche i ragazzi molto contenti del lavoro che hanno fatto, quindi penso che si possa ripartire benissimo. Come sei riuscito a far, e qui te lo devo chiedere perché sei allenatore di questa squadra, come sei riuscito a far crescere la convinzione nel tuo roster? Ricordiamo un inizio di campionato piuttosto difficile, poi dei ritorni, ma soprattutto una mentalità mutata. Una bella domanda. Dice che sono testardo nella vita, sono stato testardo anche qui, all'inizio è stata dura perché i mugugni, però ho insistito fino a convincerli che forse era la cosa migliore per loro, il campo ha detto poi alla fine che era così, quindi una mia buona intuizione, la capacità di saper convincere loro, ma loro ci hanno messo di tanto, è una squadra eccezionale sotto ogni punto di vista, si è allenata per 10 mesi senza mai dire una parola di troppo, quindi alla fine il lavoro ha pagato. Complimenti. Grazie.